Adesso andiamo a Torino per vincere, così Lidom ha esordito con i giornalisti alla fine della partita con il Perugia. La Roma giocherà contro la Juventus la partita dello scudetto. La sonante vittoria ottenuta all'Olimpica ha un po' risvegliato le ambizioni della squadra giallorossa, che praticamente, dopo il pericolo scampato al quinto su colpo di testa di Bagni, è stata padrona assoluta del campo, come del resto il punteggio di 5-0 sta a testimoniare. Le prime avvisaglie romaniste avvengono al settimo con un colpo di testa di Turoni. Al decimo il primo vero sussulto della partita, su bolide calciato da Di Bortolomei, Frosio devia la palla di testa e insacca nella propria porta. Un dramma antico che però non ha mutato l'andamento della partita. Anzi, ha spronato le legioni romaniste ad una vittoria schiacciante senza storia. Il suo capitano Di Bortolomei è stato senz'altro il fautore di questo successo, pescando dapprima Turone in area. Il libero giallorosso veniva atterrato con un certo garbo, bisogna dire, da Pin, il quale non era molto d'accordo sulla massima punizione. Pruzzo, nel mettere il pallone sul dischetto, non vedeva l'ora di uscire da quota 17 e infilava Mancini con un perfetto raso terra. Era ancora Di Bortolomei a dirigere le operazioni e 8 minuti più tardi pesca Bruno Conti solo sulla sinistra. Per l'ala della nazionale è il primo gol di testa. Un'avventura da non dimenticare. È appena la mezz'ora e la Roma è già sul 3-0. Fischiare un altro rigore per un fallo di mano di Butti sembra eccessivo anche all'arbitro Redini, che ha diretto egregiamente. Nella ripresa, chiaramente la partita perde di stimolo. La panchina giallorossa era più interessata alle vicende di Torino che non al gioco prodotto in campo. Distratto era anche Pruzzo, che spreca il suo secondo gol, come avete visto. Il Perugia è svogliato e forse è appagato dall'esploa di Napoli e affida i suoi sporadici attacchi a Bagni, che appare più caparbio che preciso. Ormai l'interesse è tutto per la Juventus, che ancora non riesce a segnare un gol all'Avellino, mentre all'Olimpico si assiste quasi ad un allenamento. Di Bortolomei e Ancelotti nettamente i migliori uomini in campo. Per il capitano giallorosso anche la soddisfazione del gol di marca brasiliana. Festa grande anche per il giovane Faccini, che non fa tempo a sostituire Bruno Conti alla mezz'ora. Ed eccolo segnare dopo appena 30 secondi il quinto gol della Roma. La Juventus non ha ancora segnato, lo farà a 9 minuti dalla fine, rovinando in parte la festa giallorossa.